Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo titolo. Oggi, signori, partiamo con Remotered Broken Porcelain. Titolo uscito ormai da diversi mesi. Titolo che avevo recuperato, aspettavo un pochino per portarlo. E perché non iniziarlo quest'oggi? Per chi di voi non conoscesse il titolo, vabbè, diciamo che noi abbiamo giocato il primo capitolo, che era Remotered Tormented Fathers. Un titolo, diciamo, piuttosto dimenticabile. Infatti me lo sono praticamente dimenticato. Ma signori, noi siamo sprezzanti del pericolo, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, e quando si tratta di titoli leggermente horror, un po' thriller psicologici, noi li proviamo, signori, li proviamo. Ne ho anche altri da provare, quindi restate sintonizzati. Ma quest'oggi, come detto, andiamo con Remotered Broken Porcelain. Iniziamo una nuova partita. Siamo con la nostra protagonista, una storia un po' complicata. Prima di iniziare a vedere un riepilogo degli eventi di Remotered Tormented Fathers. Yes, sì, vediamoci un sunto, signore, che non mi ricordo una bene amata cipolla. Era di un certo livello, signori. Guardalo, guardalo, aspetta che mo ci racconta tutto, signore. Mi raccomando, come sempre, luci spente, cuffie, volume a palla e niente. One late afternoon, a mysterious woman who introduces herself as Dr. Reed Rosemary visits the villa of the old notary, Richard Felton, whom suffers from a strange disease. He is assisted by his personal nurse, Gloria Ashman. After a brief and fruitless conversation, Reed is exposed as an imposter. She has come to the villa to find out what really happened to Felton's missing adopted daughter, Celeste. After being thrown out and refusing to give up, Reed hides until nightfall and sneaks back into the villa to search for clues. As Reed explores the villa, she soon finds herself in the center of her worst nightmare. Richard Felton has killed his wife, Ariana Gallo, and has lost his sanity. Upon learning that Reed has infiltrated the villa, Felton and a mysterious red nun begin hunting Reed. Reed eventually reaches the attic, where a mysterious girl who claims to be called Jennifer is found looming in the shadows. Reed eventually discovers that Richard Felton and the Jennifer in the attic are actually the same person. Richard Felton Psycho was born style. As a woman, but was then forced by her cruel father to live as a man. Phenoxyl, a drug created by Felton, the Ashmans, and Professor Wyman on the Rosagallo farms, was created from a rare breed of parasitic moths to repress and erase traumatic memories. It is revealed that the drug was tested on Felton and the nuns of the nearby convent. The drug caused terrible side effects, hallucinations, severe light sensitivity, and homicidal rage. As Reed was escaping Jennifer, Gloria returns to the villa and offers to help Reed. Gloria drugs Reed, and upon wakening, she finds Gloria forcing Felton to cut out his own tongue and burn himself to death. Gloria reveals that she is the Red Nun, the sole survivor of the fire at the convent, which was started to cover up the Phenoxyl experiments. Gloria had been hypnotizing Felton for revenge. After a frantic confrontation, Reed manages to escape Gloria's murderous rage. Just before Gloria passes, she reveals that Celeste is still alive and that she had fled the Felton Villa years ago. Reed must continue her search for unanswered questions. If Gloria was the daughter of Felton's associates, the Ashmans, why was she used as a guinea pig for experiments in the convent? Who were the Feltons protecting their daughter from? What happened to Celeste Felton? Mamma mia, signori, la sentite la trama? Sentite proprio l'ansia, il pathos, la qualità visiva ultra HD? Attenzione! Vai così, come detto, noi buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Cioè, riassunta così, era pure intrigante la storia, eh? Poi il gioco, diciamo che è uno dei classici titoli che noi proviamo, come detto, per che poi ogni tanto qualche chicca, insomma, ci può anche uscire. Questo era tecnicamente, diciamo, un po' vecchiotto, se vogliamo, in realtà anche questo Broken Porcelain non è che sia all'avanguardia, però. Se ve lo state chiedendo, no, non posso cambiare i sottotitoli, ne posso fare più grandi, ne posso fare colorati, questo è quanto, passa il commento. Beh,
Vai così che ci dimentichiamo tutto. Monsters. Fucking monsters. Attenzione. Ed eccoci qui, signori. Esplora l'area. Premi tab. Gli obiettivi. Era tab. Esplora l'area, vabbè. Colleziona abili, tutorial. Vabbè, ce lo farà il tutorial. Non posso erasare le memorie per sempre. Sarebbe come erasare il tempo stesso. Allora. Il tempo va hand in hand. Le conseguenze sarebbero ancora più devastating than Alzheimer's disease. Non sarebbe una separazione tra pre e post trauma. Dove cazzo vai, signori? Esci da qua. Le memorie sarebbero andare autonomously in search for answers. For a common ground. Fractured by spells of amnesia, hallucinations, and emotional swings. Two opposing perceptions would coexist, overlapping and threatening one another. To the detriment of the one truth, now shattered, the so-called porcelain memory. Ecco perché bolle in porcelain. Allora, signori, vediamo un pochino. Dov'è che possiamo andare, nel dubbio? Abbiamo preso l'antiruggine. Vabbè, antiruggine, signori, può sempre tornare utile. Non lo so com'è. Ti rifiuti dell'antiruggine. Questo ci è utile? No, direi di no. Aspetta, questo lo prendiamo, eh. Bottiglia di ammoniaca, anche questa. Ci potrebbe essere utile. Posso correre? Sì. Il tutorial me lo... Attenzione. Aspetta. Obiettivo esplora l'area, sì, ma... Porca puttana, aspetta, ma avvisami, che cazzo devo fare? Buon uomo! Chi è lei? Merda! Ma me ne posso andare? Apri, apri! No! Aia, mazza la trampata! Attenzione! Che fa, fischietta? Attenzione! Buon uomo, ci siamo chiusi, ci siamo chiusi... Ma con quale ansia? Vada, signora, va, prenda qualcosa. Ma sì, ma... Sembra... Vi ricordate Coffee and TV, la canzone? Vabbè. E niente. È scompa... Scusa. Aia, porca mignotta. Ma sono bloccata. Buon uomo. E basta, la finiamo. Ma porca... vabbè. Senta, no, si può lavorare così? È broken porcelain. E niente, ci ha rotto la porcellana. Ah, quindi doveva andare così. Va bene, per carità. Però a saperlo un attimo. Cioè, volevo. Avevo visto un cunicolino. Però non ce l'abbiamo fatta. Va bene, onesto. Onesto, questo era l'intro mozzafiato. Quindi. Pronti, eh? Mi raccomando. Voi come sempre lasciate like e condividete per supportare questi fantastici... queste fantastiche avventure, signori. And are you really suggesting that all this time these people kept these experiments synthesizing this parasite? The moths that were carried out on the nuns at the plantation a secret, making them intentionally ill as if they were lab rats? Just for this drug? The phenoxyl. The farm, the moths, the hypnosis, and all those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous, the most dangerous of any kind. The only way to survive was burying them so far down inside ourselves, and to move on. Richard Felton, Ariana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman, they all made a choice. And so did I. So you chose to forget? For 49 years. I left a part of me behind at that time. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced. Like dirt stuck beneath your fingernails. It is there, and always has been. Sometimes it is a song, a lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece
was a special person. A lonely one. Just like me. Attenzione, la signora si fa risvegliare dal cuore solitario e va bene. Allora, vediamo. 1973. E qui la signora era giovane e rampante. Yes. Hello? Who is this? Ashman? Mr. Ashman. Andrea. Era spoilerato. Shall I let her in? Go on. Sit down. You know why you're here, young lady, don't you? Ma ci dica. Nel mentre io do un'occhiata in al suo ufficio, le dispiace? Poi lei, quando vuole, mi faccia sapere perché sono qui, eh. Mi dica con tranquillità. Però, gusti raffinati. Picciolo. Bestie imbalsamate. Altro picciolo. Le piacciono i piccioni? Dica la verità. Dica la verità. Guarda quanti piccioni. Ti piace il picciolo? Questo è veramente un picciolo, comunque. Perché noi, sapete, noi da The Forest ogni volatile lo chiamiamo il picciolo. Mi seguo? Si può? Grazie, mi accomodo. Caffettino anche per noi? I'm willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Ah, no? Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? Ah, una pistola, for okay. God's sake, Jennifer, tell me. No, è che... No anymore. Difesa personale. You're a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Vabbè, siamo... similar to you ended up straight in juvie. Addirittura. You know that? È che siamo un po'... What I can do is apologize. I can assure you, I never intended... Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. Ma non lo so. Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. Tipo? You'll help Eliza in the kitchen. But sir, ma come? A pelare le patate? You will do your best. Va bene. I've always done my best here. I seriously doubt that. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. Aia. Until then, you are under my care and you will do as I say. Scusa, quanti anni abbiamo adesso, per curiosità? Quanto ci manca ai 18? E poi vorrei dire, sono anche infortunata, eh? Vede, oh, il braccio. And by the way, Lindsay will no longer be a problem for you. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. Ah. They will be coming to collect her next week. Va bene. They leave. Ok. E niente, signori, a pelare le patate. Seguiamo la signorina. Mi sbatte la... 212. Ok. You've really done it this time. Ma dai, non è vero. Make sure that the two of you don't get him agitated after his parents' death. Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them? Dead, my dear. Like all those who grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Mourning? From the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. A dozen nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them. Lascia fare. They had contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman? Sure as hell didn't help them. Poor girl. She was locked up in there by her own parents.
Hi Jen. Ne ha pulicessimo. I'll start with room 213. Va bene, io c'ho la 212. Speriamo che non abbiano cagato fuori dalla tazza. Oddio, anche dentro. Va bene. Mr. Ashman have something to do with it? Shh. Lower your voice. You'll get us thrown out of here. No, perché? It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his Aia. Sister. Oh god. Scusa, che cazzo? The parents didn't like this at all. Direi. So they sent him to a family relative in the north and his sister Gloria to the convent. Ma con quale cattiveria? If it were me, I would have done that. Infatti. For him the arrangement only lasted a few months. Lui in convento. Well, that's another story entirely. He had always been mommy and daddy, sweetheart. Non si fa così però, eh. Comunque questa ci ha spoilerato tutta la storia sotto banco di del tipo. Ottieni il massimo dagli oggetti. È possibile combinare gli oggetti per ottenere di più potenti. Apri l'inventario con ogni selezione il crafting. Attenzione, qui si crafta. Chiudi e crafta. Quindi io posso fare con il carry on più il cazzo è sto coso. Stordisce e danneggia il nemico per un po' di tempo. Ma fallo, va, che te ne frega. Un carry on esplosivo, quindi va bene. Ok, che altro posso prendere? Fil di ferro. Scusa, ma non ho capito bene qua com'è la situazione. Cioè, dobbiamo. Bello questo programma, molto bello. Comunque, guarda che parete di legno, di pietra con un caminetto. Molto, molto figo. Molto poco sicuro. I've had it since I was at the Flemington Institute. Chiave falena, stiamo a pia cose random, però abbiamo tutto. Attenzione, un coltello, qui ci siamo. Armati e pericolosi, eh. Armati e pericolosi. Posso uscire? Ma, scusa. Con quale inquietudine, comunque. Knocking? No way. It is so last year. Everything okay with Ashman? Of course. Fantastic. Never better. Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. What are you talking about? Can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. Che è stata lei? C'è infortunato lei? It was only an accident. No, no, fateci sapere che è successo. Do you have any idea how guilty I feel? Raccontate, voglio sapere. Jen, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about? Ah, non lo sapevi? You suggested to him that I be transferred elsewhere. Eh? Is that what you wanted? Di, vai. Really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Oh, lascia stare il braccio, che mi è rimasto solo quello. Sgualdrina. Open the fucking door. No. Door. Attenzione. Fuck you, Lynn. Fuck you. Per il culo, però. You're disloyal. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. I beg you. Attenzione, questi drammi. Che ti toccano proprio il cuore, ma ci ha rotto il braccio, quindi vado a fare in culo.
Madonna mia. Che è la sveglia? My God, I have to leave this place at once. Aia. Attenzione. Ma con quale inquietudine? Prendi ste cazzo di chiave falena. Ma che ce lo dobbiamo fare con ste cazzo di falene? Cacciavite. Cassettino? Prendiamo... No, niente. Attenzione alla faccia. Vabbè, apri tutto. Apri, ma... Chiudi pure questo. Chiudi. Non c'è niente... Aspetta, là per terra c'è un altro coltello. Che fa? Non fai la collezione dei coltelli. Lascia perdere. Ah, no, ha lasciato... Ah, o prendi il cacciavite o prendi il coltello? Guarda, il coltello lo vedo più fashion. Oh, my God, Jen, you look like hell today. Sì, soprattutto con questo specchio appannato, la cera si vede proprio. Metti la cera, togli la cera. Vabbè, prendi bottiglia di ammoniaca che fa sempre... Vabbè, il bagno comunque è discretamente pulito. Come ce ne andiamo da qua? Cioè, ha detto che se dovemmo da... Aspetta, fammi vedere. Sì, esplora l'area. Questo si è imballato, sto obiettivo. Lynn? Indaga, raggiungi la reception. Attenzione. C'è un bigliettino sotto la porta, però. Io qua, in realtà, prima stavo tentando di uscire, ma... Ci hanno chiuso dentro. Guarda, qui segregati in camera. Ma dove cazzo va? Io voglio solo controllare se c'è qualcosa nell'armadio. Mica dobbiamo fare... Bubussette di qua. Che cazzo. Mamma mia, guarda che scatto felino. È una centometrista. Basta con sti coltelli, ma è normale avere tutti sti coltelli in giro. Cioè, eccessivo. No? Apri pure questo, va. Oh, vedi? Prendi una bottiglia così a caso. Sì, c'è un bigliettino. Vattene, ma guarda questi. Allora, mo andiamo alla reception. Prendi la pala, va. E lasci il coltello? È meglio la pala o il coltello? Il coltello, ma... Aspetta, fai te? Si nasconde? Sì, orco due. Allora, questo sarà uno di quei titoli dove devi scappare, nasconderti, perché sennò ti... chiappettano brutalmente. Però, però... Insomma... Vabbè, tanto qua al massimo altri coltelli ci staranno, no? E infatti, un coltello è per sempre. Ed è dovunque, soprattutto. Comunque voi fatemi sapere, ragazzi, se vi possono piacere altri episodi dedicati a Remoter e Broken Porcelain, mi raccomando, come detto, perché qua insomma dipende un pochino anche da voi. Io spero che vi possa intrigare, che qui c'è della... c'è dell'intrigo, eh. Aspetta, la signora delle chiavi col passepartout. Dai che col passepartout vai dove vuoi tu. Dove siamo noi? Indaga, vabbè, raggiungere questa è chiusa. Dobbiamo... Segui Andrea. Ma dove cazzo è andata Andrea? Da qua? Ma dove è uscita, scusa? Andrea! Room 213. Elisa said she would have taken care of it. I don't understand why it's locked. Scusate, dove cazzo è andata Andrea? Passata di qua? Vediamo un po'. Non mica capito. Aspetta. It's time to eat. E a chi sta dando a mangiare, per curiosità? Who is that tray for? Who are you talking to? Vediamo, vediamo. C'è un bigliettino e un fischiettio. I don't understand. There aren't any guests at the hotel. Who could have ordered a meal? Sì, ma soprattutto in una grata, per dire. What the hell does Acherontia mean? Test fallito. Incontrollata proliferazione. Acherontia. Se lo stava mangiando vivo. E non mo devo vedere. Scusa. What the fuck? Ma che cazzo è, il picciolo? E... You know him. Wyman once upon a time. Cazzo. It's part of all of us. And we are all part of the same. Le cola il naso, signora. Usa il telefono nella sala d'aspetto e chiede aiuto. Ma che cazzo? Go away! Damose! Damn, it's locked. Quindi
Ci inculiamo qua. Aspetta, aspetta, c'è il pertugio, c'è il pertugio. Pertugiati. Oh, la vedi al cazzo. Attenzione, sciabolata morbida. Scusa, ma io non mi posso non mi posso insinuare lì. No, non è che non mi muovo, signora. Lì c'era palesemente un pertugio. Attenzione. No, ci dobbiamo riprovare, signori. Un modo c'è. Mo. Cazzo. Young lady, don't make me get angry. Ma te ne vai a... Aia, ma che fa? Ci schiaffeggia. Attenzione. Aia, coltellata morbida. Dove... ma no, ma se mi fai bloccare sempre in questi angoli di merda. Gori, signor Gori. Jennifer, sto cazzo. Ovunque. Cosa cazzo stiamo facendo? Attenzione. Ma... aia, che, con quale schiaffeggio? Attenzione, coltellata nella scapola. Ma esplode qualcosa, che cazzo? Ma che cazzo devo fare? Non vedo niente. Ulla, madonna mia, che forbiciata. Jesus. Ma che stai fuori? Con quale emicrania poi ci svegliamo? No, vabbè, signore, con queste cazzo di zanzare pure in testa, dai. Allora, palesemente ci dobbiamo insinuare qua sotto, però io non riesco a capire come... Mannaggia la puttana di... Ma non ti puoi inchiappettare qua? Levati dal cazzo. Aspetta, mo la seminiamo, signore, mo la seminiamo. Guarda qua. È chiusa, basta. Where do you think you're going? Guarda come facciamo un'azione evasiva. Davanti, questo se ne va. Via il fucile, via qualcosa. Allora, due sono le cose. Io l'unica cosa che posso fare, mi posso mettere qua dentro. Ci ha visto? Dear Jennifer. Non c'è. Ah, magari apre lei la porta. Sì, però comunque quel buco là serviva per forza per insinuarci. Sennò che cazzo ci sta a fare? Zitti, zitti, ha aperto la porta. Posso? Spertuggiamo? This is supposed to be a hotel, but it feels more like an orphanage. Ma come cazzo? Allora, assicurati di non farti sentire. Anche quando guardano altro, gli stalkers possono sentire i rumori che causi. Accovacciati e cammina per assicurarti di non essere sentito. A volte gli stalker non saranno soli. Fai attenzione a tutto ciò che può sentire e mettere il nemico sulle tue tracce. Va bene. Ma che sta a lavorare a macchina? Ma ti sembra il momento? Bambola parlante. Invece di cosa? No, il carion mi sembra più fashion. Aspetta, no, ripiega questo. Che cazzo stiamo facendo? Lascia la bambola parlante, no? Ma il telefono dove... No, il piccione. Jesus Christ. Ma mi sente se il telefono qua, scusa. Sarebbe meglio se gli dico che non lavoro con crybaby. No. Ma che cazzo... Ho lasciato qua, non si capisce un cazzo. Ma posso scegliere cosa lasciare o no? Allora, signori, io devo andare alla reception. Sarà giù. A parte che non so dove cazzo sto. Senti che cigolio, senti che cigolio. Folli, allora, piano piano, No, qua non ci nascondiamo, che ce ne frega. Sì, ma comunque abbiamo il massimo. Aspetta, vediamo una cosa. Posso craftare qualcosa? Vai, crafta questo. Cazzo, almeno facciamo qualcosa, no? Crafting, niente, vabbè. Piano piano. Porca troia. Via la corda. No, questo il carion lo devi via. Vabbè. Ma a meno che qualcuno non viene a controllare.
Sì, a parte che vorrei usa il telefono in sala d'aspetto. Ma la sala d'aspetto Quale ansia. Mi dite dove sta, perché io sto posto non lo conosco. This must be the hotel's older wing, the one which was engulfed and destroyed by the fire. Bah, non lo so, signori, stiamo andando un po' a tentoni, eh. No, basta, è chiusa. Questa è l'ala, vabbè, andate in fiamme, va bene, ma... Sì, ma più le corde, tanto lascio altre cose, quindi... Diversivi. Prendi quest'altro di diversivo, va, la corda già ce l'abbiamo. Ma il cinema... Sala cinema non mi sembra il caso. Se corro ci sentiranno. Cazzo, non so. Aia. Io non ho la più pallida idea di dove io stia andando comunque. Did Andrea really suspect that someone was poisoning her? But who? Ok, oggetto raccolto, la lettera di Andrea. Vabbè, effettivamente Andrea... Porca troia. Mannaggia la puttana. What the hell is going on with you, Andrea? I must warn the others. Le falene, signori, a parte i vermi che c'è in testa, ma poi... Sì, ho capito che sta a fare la lavatrice, che... Ah, ok, dobbiamo aspettare. Ma non lo so, signori, ho dei dubbi, delle perplessità. Indaghiamo. Ma io già c'ero andato, alla quale lucchetto? No, fuck. You want to play hide and seek? Aia, c'è chiuso. I have to hide. Sì, ci dobbiamo nascondere, ho capito, ma... Crap, she locked the door. I'm trapped. Chiudi. Zitti, signori. C'è tensione nell'aria. Mo fino a quando non apre la porta, noi ci dobbiamo stare qua. Guardala lì come... cacciatrice, come felina. Ok. Len, tell me you're okay. Ma sti cazzi degli altri, scusa. Pensiamo a noi. Possiamo? In linea teorica penso di sì. Comunque, ci ha dato la chiave del lucchetto. Mo il lucchetto vattela a pesca qual è, ma il discorso è anche un altro. Oddio, vabbè. Proviamo ad andare un attimino qua. Non sono convintissimo di questa situazione. Questo qua. Vabbè, questa è la porta di prima. Allora, piano piano, signori. Decidiamo un attimino il da farsi. Ci ha fatto vedere come dove eravamo stati prima. Poi tra poco ci salutiamo anche. Solo che sti giochi, vedi, tu ti infoni tantissimo. Per quanto poi alla fine non abbiamo fatto una sega e non abbiamo capito una sega. Cioè, se non il fatto che ci vogliono brutalmente inchiappettare. Ma vabbè, questo era prevedibile. Dopodiché. Vorrei andare un po' più speditamente per evitare di...
Cinema Room. Ma dove cazzo siamo? Scusa, io da dove sono venuto? Da là sotto mi sono aspettato. Sì, da qua, zitti, zitti. Fate bravi, eh. Tank. Mo dobbiamo capire. Sta cazzo d'Andrea è andato. Ma io se corro qua. Ah, vedi, può anche andare un po' più veloce. Ah, là può anche saltare. Mo, per dire, qua sotto ci ha fatto vedere che era saltata la corrente e noi in realtà avevamo fatto qualcosina per rendere questa cosa aggressiva. Ah, ripara il cavo elettrico. Sblocca, usa il telefono, chiede aiuto a Elisa. Usa il telefono. Vabbè, un sacco di cose dobbiamo fare, però questo mo come cazzo lo riparo, scusa? Aia. Magari se non moriamo fulminati potrebbe essere un'idea. Allora. Ma un aiutino per capire. Ma che cazzo sono se... Vabbè, comunque ci torneremo. Chiuso, qua c'è sta la signora. Corpiccione tra l'altro. Gesù Cristo. Why are you doing this to me? L'ha già visto? Cazzo ne so. Orco 2. Di faccia proprio. Aspetta, fammi capire se ci vede. Allora, quando c'è questo sound, immagino che ci stiano cercando. Ma non lo so. Cazzo. Cazzo. Mamma mia, che ansia questa signora. Dove cazzo vado io? Aspetta, mo la buggeriamo, signori. Mo la buggeriamo. Aia! Corri! Damose! Ho sbagliato strada tantissimo. Ho sbagliato strada tantissimo. Aspetta, un, due, tre stella. Madonna mia, che agilità. Corri, corri. Sfonda tutto. Qua posso fare qualcosa. Gesù Cristo, però con quale lentezza. Piglia. Allora, ho usato la chiave, quindi se là devo pigliare qualcosa, ma... Ci vede da qua, ci ha visto? Cristo santo. Vabbè, ma che rottura di coglioni, signori, ma... Io voglio solo capire se posso prendere qualcosa da qua. Ma che cazzo me ne frega. Porca... mi sono bloccato, mi sono bloccato. Aia, che faccio? Schiaffè. Attenzione! Niente, finita. Vabbè, signori, io onestamente non so se qui può proseguire questa situazione, nel senso che... Cioè, anche basta, no? Non so se riuscirò a buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché obiettivamente mi sembra un po' così. Voi nel caso... ripartiamo proprio da qua? Ah, no, direi che non... Non mi sembra proprio il caso. Ah no, ci fa un sunto. Ci fa un sunto o ripartiamo? Ah no, ripartiamo da qua. Vabbè, signori, io onestamente direi che per questo episodio ci possiamo salutare qui. Non so se ce ne saranno altri, onestamente, perché su Broken Portion, allora, per il primo, sì, abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo. Qui
Non lo so onestamente se lo proseguiremo. Voi comunque fatemi sapere la vostra, come sempre, e ci vediamo con i prossimi episodi. E niente, questa volta non se ne sta andando la signora, mi sa che... Salve. It would be best if I just told him I don't work with crybabies. Ma che dovevo fare là? Vabbè, dobbiamo semplicemente salutarci. Io sto qui, signora. Stiamo facendo i saluti. Li facciamo insieme? Salutiamo insieme. Allora, mi raccomando, ragazzi, seguitemi anche su quel tale Ale Games, su Instagram, sull'altro sito per le live. Dove, ecco, magari sull'altro sito delle live ci possiamo dare un'occhiatina, vedere un pochino che tresciume. Satan! Vabbè, alla prossima, ragazzuoli.